Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Recovery Fund, i tecnici rivedono le stime del governo. All'Italia più sussidi, 87,4 miliardi. Beneficio netto di 46 miliardi, il più alto in Unione Europea. Il risultato è che il contributo richiesto all'Italia ammonterebbe a 41,1 miliardi e il suo beneficio netto, differenza tra 87,4 e 41,1, sarebbe quindi pari a oltre 46 miliardi, sempre a prezzi 2018. Si tratta di circa il 2,6% del PIL, il beneficio netto più elevato tra i paesi europei. La Spagna subito dietro avrebbe un beneficio di 45,5 miliardi, la Grecia di 15,9. Al contrario, la Germania è lo Stato che perde di più, contribuisce per 105,4 miliardi e ne riceve solo 26, con un saldo negativo di 79,4. Segue la Francia con 29,8 miliardi di costo netto. Al terzo posto i Paesi Bassi, che tanto si sono opposti all'accordo, per loro 6,6 miliardi di aiuti a fronte di 24,7 di contributi, con un costo netto di 18,1 miliardi. Informai Fontana il 16 aprile e i camici non servivano più. Il 20 maggio scorso Andrea Dini, patron della Dama S.p.A., con un'email avverte l'allora direttore generale di Aria che la fornitura di camici per l'emergenza Covid si fermerà a 49.000 invece dei 75.000 iniziali e sarà trasformata in donazione. Il DG della centrale acquisti della Regione Lombardia, Filippo Bongiovanni, ne prende atto e ringrazia. Con il Covid lo sfruttamento sessuale minorile si è spostato dalle strade alle case, richieste estreme, prezzi più bassi, impossibile fuggire. Insomma, alla vigilia della giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, Save the Children ha diffuso la 10ª edizione del rapporto Piccoli schiavi invisibili, approfondendo proprio il tema dello sfruttamento sessuale che, a causa della pandemia, ha visto peggiorare le condizioni in cui versano le vittime. Stato d'emergenza fino al 15 ottobre, ok del Senato con 157 voti a favore, Conte all'opposizione dice non serve più, sfido a chiederlo alle regioni. Il Premier nell'aula di Palazzo Madama difende la necessità di prorogare fino a ottobre lo stato d'emergenza. Serve per avere efficacia e tempestività, il virus circola ancora. Gli attacchi dei leader del centrodestra, Meloni che dice deriva di liberticida, Salvini dice l'emergenza è solo nella vostra testa. Il Presidente del Consiglio ricorda che la proroga serve per ospedali e scuole, per organizzare navi quarantena per i migranti e dare assistenza alle persone colpite. Ventimiglia, il bimbo dei migranti respinti dalla Francia e costretti a dormire in strada, campo chiuso per il Covid e l'assistenza è ostacolata. Nonostante il Consiglio di Stato francese e la Corte europea dei diritti umani abbiano ripetutamente evidenziato l'irregolarità delle procedure di respingimento collettivo dei migranti alla frontiera franco-italiana, i militari francesi continuano a fermare oltre Alpe e respingere in Italia centinaia di migranti ogni giorno, uomini, donne e bambini che vengono ammassati senza alcun accorgimento igienico-sanitario in alcuni container a pochi metri dalla frontiera italiana. Notizie da Napoli e dalla Campania. Omicidio, suicidio a Portici, shock all'università. Ad Algisa, ricercatrice di valore, siamo affranti, dicono. Lei solare, brillante ricercatrice, amata e apprezzata da tutti. Lui libero professionista, taciturno, disoccupato da anni, abituato a vivere sulle spalle di lei, stando a ciò che trapela. Una coppia riservata, raramente a Portici erano visti insieme, mentre a San Severino Lucano, il paese di 1500 anime in provincia di Potenza, di cui lei era originaria, lui non era conosciuto. Pare si frequentassero da oltre 5 anni, ma convivevano da solo 1 anno. Comune di Napoli stoppa lo smart working e dipendenti in rivolta. Da lunedì in attesa di un nuovo atto di indirizzo che regoli lo smart working fino al 31 dicembre, i comunali dovranno rientrare in ufficio. Questo è il senso della direttiva emanata dal vice sindaco e assessore al bilancio Enrico Panini e indirizzata ai dipendenti di Palazzo San Giacomo, che non l'hanno presa esattamente bene, anzi ci avevano preso gusto a praticare il lavoro agile, tanto che anche la perdita del ticket mensa alla fine non ha pesato più di tanto pur di lavorare tra le mura di casa. Notizie dalla Puglia.
pregiudicato ai domiciliari, picchia ai familiari durante un litigio, scortato in carcere, aveva aggredito e picchiato i familiari durante una lite, intervento dei poliziotti della squadra volanti della polizia di Bari e San Girolamo, che hanno disposto un aggravamento di pena per un 38enne del capoluogo. Il pregiudicato era già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Non viene votata la doppia preferenza di genere, il Consiglio regionale salta per la mancanza del numero legale. Alla fine dovrà pensarci il governo. Si è conclusa all'1:30 di ieri notte l'ultima seduta utile del Consiglio regionale per l'approvazione della doppia preferenza di genere, bloccata da oltre 1.900 emendamenti, in gran parte presentati dal centrodestra. La legge ha trovato anche un altro ostacolo, la mancanza del numero legale. In piena notte, infatti, il presidente dell'Assemblea, Mario Loizzo, ha dovuto sospendere la seduta, viste le tante sedute vuote nell'ultimo consiglio della legislatura. Notizie da Treviso e dal Veneto. Processo per mafia nigeriana, il PM chiede 10 anni, assolto dal Tribunale di Treviso. Il Tribunale smonta l'inchiesta della Procura di Palermo che aveva portato all'arresto dello straniero residente in via Pisa. Coronavirus, infermiera di malattie infettive contagiata, torna la paura in ospedale a Treviso. Al Cafoncello anche un nuovo ricovero, infettato un operatore di un centro disabili dove oggi saranno eseguiti i test. Salta il supercampus all'ex distretto, Cafoscari pronta a lasciare Treviso. Tensione tra Ateneo e Cassamarca per il futuro del complesso San Paolo. Lingua ed economia, insomma, verso l'addio. Spaccio nella Marca, cambia il mercato, prime dosi a 12 anni, vertice in prefettura sullo spaccio nella Trevigiano, dove dopo i mesi del coronavirus, tra gli spacciatori anche normali lavoratori che arrotondano lo stipendio. Conegliano, consorzio DOC e vendemmia, dicono fateci assumere disoccupati. Appello del presidente Zanette, che dice è ora di rimuovere gli ostacoli burocratici. Un terzo degli stagionali arriva da Romania e Bulgaria, ma non fanno spola. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Udine, rintracciata una 50ina di migranti, non si arrestano i flussi dalla rotta balcanica verso il Friuli. Gli stranieri sono stati fermati a Udine, Butrio e Manzano. Una 50ina di migranti sono stati rintracciati nelle ultime ore a Udine e nei paesi dell'Interland. I primi cittadini stranieri sono stati identificati intorno alle 22:30 dai carabinieri della compagnia di Palmanova a Pradamano. Si tratta di 14 persone. Perde il controllo dell'auto, gravissimo il conducente, incidente poco prima delle 23 nel comune di Cavazzo Carnico. Versa in gravissime condizioni un uomo che appunto ieri notte, poco dopo le 23, ha perso il controllo della sua auto nel comune di Cavazzo Carnico, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, la centrale Sores di Palmanova ha inviato d'urgenza sul posto l'equipaggio di un'ambulanza. Bimbo muore annegato nell'Isonzo, la tragedia nella giornata di ieri nella zona del centro Kayak, vittima un bambino di 10 anni, una tragedia appunto nelle acque dell'Isonzo. Il bambino sloveno di 10 anni è morto annegato nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio, nel territorio di Nova Gorica, in Slovenia, dopo essersi immerso nell'acqua del centro Kayak, una spiaggetta che si trova oltre confine. I pompieri salvano un cane caduto in una forra a Sauris. La bestiola è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure veterinarie. I vigili del fuoco hanno soccorso il pomeriggio di ieri un cane che è rimasto ferito dopo essere caduto in una forra alla Teis di Sauris. Sono riusciti a recuperarlo con non poca fatica per poi affidarlo alle cure del veterinario. La bestiola mancava già da domenica. Si tratta di un border collie che è sfuggito al padrone perché rincorreva dei camosci. È successo in una zona prativa sotto l'abitato di Latessa. È lì che è scappato ed è caduto dentro un canale facendo un volo di 20 metri. Si scontrano due vetture, una si cappotta, incidente nel pomeriggio a Sedegliano, necessario tagliare il tettuccio dell'auto per liberare il conducente. Poco dopo le 17:30 si è verificato un incidente in via della Rosta a Sedegliano, dove per cause al vaglio dei carabinieri di Martignacco si sono scontrate due auto. Nel violento impatto una vettura si è cappottata sulla fiancata e il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.
Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.